forno di casa, il forno domestico, io lo chiamo così normalmente. Vabbè, è ovvio che è diverso dal forno professionale di un ristorante, però è altrettanto ovvio che se abbiamo solo quello dobbiamo imparare ad usarlo. Guardate, la maggior parte delle persone che conoscono in realtà non sanno usare il proprio forno, ce l'hanno, seguono genericamente una ricetta che dice di mettere a 180 gradi e loro mettono a 180 gradi. In realtà, se amiamo veramente la cucina amatoriale, quella di casa, dobbiamo imparare a conoscere il nostro forno. E guardate, i forni sono veramente tutti diversi, anche se apparentemente sembrano uguali, hanno la stessa manopola, la stessa regolazione dei gradi, ma 180 gradi in un forno e 180 gradi in un altro forno sono due cose diverse. Allora, prima cosa, dotiamoci di un termometro digitale con sonda corazzata, cioè quel termometro di cui posso tenere la centralina fuori dal forno e che con un filo mi consente di arrivare a mettere la termocoppia, si chiama così, cioè la sonda, nel forno. Perché? Perché ho bisogno di sapere alcune cose del mio forno che nelle indicazioni, nelle istruzioni non ci sono mai. E spesso non le sa neppure chi vi vende il forno. Cosa? Per esempio, se io imposto un forno a 160 gradi con la sua manovra, quanti gradi ci sono? 160. Hai mai provato? Guardate, la maggior parte dei forni non è così. Cioè, voi quando puntate 160 state dicendo che volete 160, non che il forno li ha. Infatti, se ci mettete dentro il termometro, scoprite che la temperatura oscilla. Ipotizziamo che abbiate impostato 160 gradi, la temperatura oscilla tra 140 e 180, 140 e 180, cioè una sinusoide. Ma di quanti gradi va su e di quanti gradi va giù? Perché è chiaro che cucinare pensando di farlo a 160, in realtà siamo nella parte bassa della sinusoide, stiamo andando a 140, il risultato cambierà. E se siamo invece nella parte alta, a 180, pensando di essere a 160, il risultato cambierà. Guardate che ci sono forni domestici che hanno un'oscillazione di 30-40 gradi in su e in giù, cioè sono 80 gradi che ballano tra il minimo e il massimo. E voi pensate che stanno andando a 160 o a 180 a seconda di quello che avete impostato. Quindi questa è una cosa che dobbiamo imparare dal nostro forno, che tipo di oscillazione c'ha e se la temperatura impostata corrisponde realmente a ciò che il forno poi produce. Subito dopo io apro il portello, caccio dentro qualcosa e chiudo. Quanti gradi abbiamo perso? Guardate, nei forni domestici che si perdono 50 gradi, è normale. Quindi intanto imparate ad aprire, mettere e chiudere velocemente senza stare lì a guardare cosa c'è nel forno. Cioè sto portello si deve chiudere, si deve aprire poche volte, perché ogni volta perdete 50 gradi. 50, 20, 30, quanti? Per esempio, se noi sappiamo che il nostro forno perde 30 gradi, io quando lo preriscaldo, cioè se devo cucinare una torta a 180 gradi per 20 minuti, io cosa faccio? Sapendo che ne perde 30 quando aprirò il portello, io lo metto già a 210. Così, quando io apro per mettere dentro la torta e chiudo, siccome so che perde 30 gradi e c'ho i miei 180, dici vabbè, ma se perdi in 180 poi lui li recupera, sì, ma quanto tempo impiega a recuperarli? Infatti questa è l'altra cosa che dobbiamo imparare. Quanto tempo impiega il forno a salire di temperatura un grado all'X minuti? Perché? Perché i forni domestici a volte per recuperare 50 gradi ci impiegano 40 minuti. Cioè tu pensi, avendo impostato 180, di cuocere la tua crostata a 180, la tua crostata deve cuocere 30 minuti, peccato che avendo aperto il portello, avendo inserito la crostata e chiuso il portello, hai perso 50 gradi e il forno ci ha impiegato 30 minuti per recuperare 50 gradi. E quindi tu l'hai cotta a 130, 140, 150, a 180 c'è stato 2 minuti.
Ecco perché a volte le crostate non vengono uguali, perché stavolta hai aperto, hai guardato, hai spostato qualcosa, hai messo la crostata, l'hai sistemato un attimino, poi hai chiuso, quindi hai perso veramente 50 gradi, e qualche volta hai solo aperto, infilato, chiuso, e così magari ne hai persi solo 20. E quindi stavolta la crostata ti viene bruciata. Perché? Perché è andata lo stesso tempo, ma a temperatura più alta, rispetto all'altra volta, che la temperatura impostata era la stessa, però tutta l'hai rimenata, intanto che aprivi, inserivi e chiudevi. Poi, se io inserisco una massa fredda, cioè un bel arrosto grosso, la temperatura di quanto scende? Dico, ma perché scende? Ah, finché non ci metti dentro il tuo termometro non lo sai. Certo che scende. Perché tu hai un contesto da 180, ci metti dentro una roba a 4 gradi, con un bel volume, è ovvio che questa roba a 4 gradi ti raffredda tutto al fuori. Mi sembra anche ovvio. E da che mondo è mondo, in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, cioè abbiamo una compensazione energetica. Abbiamo, se voi prendete qualcosa di caldo e lo poggiate su qualcosa di freddo, cosa succede? Che la cosa calda si raffredda un po' e la cosa fredda si riscalda un po', è normale, no? Ma questo avviene anche nel forno quando buttate dentro una massa di roba fredda. Quanto? E quanto tempo ci impiega a recuperare? Ecco, questo dobbiamo sapere nel nostro forno se vogliamo usarlo bene. Come si fa? Col termometro si infila dentro nel forno e si sta a guardare. E così si fa. Dici, ma non c'è altro sistema? No. Ma è noioso. Sì. Ma io l'ho sempre usato senza... adesso così sai perché le cose ti vengono ogni volta diverse. Poi, qua, come cambia la prestazione del forno in funzione della variazione di massa? Cioè, io metto un arrostino dentro, in 30 minuti è cotto, ne metto due, sempre della stessa dimensione, un po' separati, restano crudi. Scusa, ma la cottura non dovrebbe dipendere solo dalla dimensione dell'arrosto? Sì, certo, se uno, se sono due, se sono tre, se sono 10, perché cosa succede? Che tu hai sempre cucinato un arrosto, poi la volta che ne devi cucinare 10 perché c'hai gli amici, e ovviamente nell'ambito dei 180 gradi del tuo contesto ci infili molta più massa fredda e il forno scende. Così tu la stessa mezz'ora che cucinavi un arrosto sei convinto di averne cucinato 10, che in teoria sarebbe giusto se fosse un forno professionale, ma il forno domestico non funziona così. Perché il forno domestico non ha un motore termico così strong da mandarti avanti la cottura di un arrosto così come ti manda avanti la cottura di 10. La differenza fondamentale tra un forno professionale e un forno domestico, questa è il motore termico molto diverso. Poi ciò che ci serve è sapere la temperatura minima. Cioè se io metto al minimo il mio forno, che temperatura c'è? Dice, vabbè, c'è scritto 50, quindi saranno 50. Hai mai provato? Quella volta che provi scopri che ce ne sono 70. E di solito la temperatura minima impostata in realtà corrisponde a una temperatura più alta del forno, quasi sempre. Cioè tu hai messo che ne volevi 50, ma il forno te ne dà 70. Dice, oddio, io pensavo che se metto 50 c'ho 50. Sì, certo, tutti pensano così. E finché non provi, poi quando provi non ti accorgi che non è così. Dici, ma è così importante? Molto importante. Va bene. E naturalmente allo stesso modo devi sapere qual è la temperatura massima. Tu imposti 150, ma ci sono 150? Dici, do per scontato di sì. Sì, certo, prova. E così scoprirai che nella maggior parte dei casi, quando imposti 150 ti va bene se ne hai 230, e quando apri il portello 50 li perdi. Così richiudi, tu hai messo dentro una roba che doveva stare 3 minuti a 2,50 secondo la ricetta e non succede niente. Perché? Intanto perché il forno 2,50 tu l'hai impostato ma non li ha. In più hai pure aperto il portello e ne hai persi altri 50, quindi tu pensi di averne 2,50 perché ne hai impostati 2,50, in realtà ti va bene, tanto bene, se ne hai 200. E scopri anche che per avere il 250 che tu hai impostato devi aspettare un'ora. Oh cavolo,
Oh cavolo. Va bene, ma a che mi serve sapere queste cose? Allora, a 45 gradi fai la pastorizzazione delle uova. Quindi se vuoi pastorizzare le uova in forno, devi essere certo che il forno possa tenere in modo stabile 45 gradi. Anche se il forno parte da 30, ma poi si ferma a 45, no, perché se ti va a 55 le uova cominciano a coagulare. Quindi tu devi essere certo che il tuo forno possa stare sotto i 55, meglio 50. È una cosa che dobbiamo imparare, e c'entra niente il fatto che tu hai 30 come regolabilità, il punto è, ma poi viene? 80 gradi, dobbiamo avere la certezza che il forno sia stabilmente a 80 gradi. Perché? Per 80 gradi tu fai la maturazione, l'aromatizzazione degli oli e le pastorizzazioni, non quella delle uova, per quella abbiamo detto che si fa 45. Poi i 120 ci servono per le cotture prolungate e per l'uso col vapore, per quei forni che hanno il vapore. Poi abbiamo i 140 gradi per la rigenerazione, quando rigeneriamo qualcosa. Quindi io ieri ho preparato le lasagne e oggi le voglio servire, si rigenerano a 140 gradi. Quindi una temperatura tipica di utilizzo del forno è 140 gradi. Poi abbiamo i 180. Un forno a 180 si utilizza per tutte le ricette della cucina classica, italiana, francese o internazionale. Quando si parla di cucina classica, il forno è impostato a 180, praticamente in automatico. Poi abbiamo i 210. A 210 gradi reali si fanno le rosolature, le fritture nel forno. Il classico arrosto rosolato viene rosolato a 210 gradi. Poi abbiamo i 250 per quei forni capaci di tenerli, di raggiungerli e tenerli. Normalmente a questa temperatura si fa pane e pizza. In realtà alla napoletana la pizza si farebbe a 450 gradi, e che nessun forno domestico arriva a 450 gradi, anzi la maggior parte dei forni fa fatica ad arrivare a 250. Diciamo che siccome 250 è la temperatura più alta che abbiamo, normalmente la impieghiamo per fare pizza e pane, la pizza soprattutto, e il pane per alcune fasi, cioè il pane che di solito si cucina con due diverse cotture, una per l'esterno e una per l'interno. Una di queste due fasi di solito è fatta a temperatura altissima, quella appunto che genera la crosta. Direi che non ho altro da dirvi, altro sarebbe che ci mettessimo lì e si facesse tutta una serie di prove. In generale quello che posso dirvi ve l'ho detto. Ciao.